tutti, oggi vi spiegherò come realizzare queste ali di farfalla, eccoli qui che potete utilizzare per le vostre bamboline in fimo oppure come più vi piace. Queste sono le ali di farfalla, sono molto flessibili come potete vedere e si possono utilizzare sia così oppure così, una accanto all'altra, e le trovo molto carine. Allora, innanzitutto vi servirà della carta forno, poi una matita, una sagoma, io l'ho trovata su internet cercando sagoma farfalla, sagoma ali di farfalle. Poi vi servirà un gel per unghie, naturalmente voi potete utilizzare qualsiasi colore. Il gel per unghie potete prendere anche quello più economico possibile, perché tanto non vi servirà per le unghie, ma appunto per realizzare queste ali qui. Poi vi servirà uno sgrassante per unghie, che io l'ho preso 1 euro, è tipo acetone, e poi vi servirà o una torcia UV oppure una lampada, in questo caso ho utilizzato la lampada. Adesso vi lascio al video tutorial. Ho già disegnato la sagoma delle ali della farfalla su un pezzettino di carta da forno e con questo bellissimo colore, questo bianco glitterato, vado a riempire l'interno delle nostre ali. Una volta terminato vado ad inserire il tutto all'interno del fornetto UV. Adesso prendo un altro colore di gel, in questo caso utilizzerò questo bellissimo rosa fluo tutto glitterato, e andrò a fare i contorni delle nostre ali e poi qualche altra decorazione. Quando siamo soddisfatti del risultato finale, inseriamo tutto nella nostra lampada UV. Una volta terminato, prendo questo sgrassatore per gel UV, appunto perché le creazioni sono molto appiccicose, e vado con un tovagliolo a passarlo nelle nostre ali di farfalla, appunto per togliere la parte appiccicosa. Ed ecco qui le nostre ali di farfalla pronte. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando tanti baci e alla prossima, ciao ciao!